In aula presentate due relazioni sulla criminalità organizzata in Toscana, una di maggioranza e una di minoranza, due documenti che evidenziano condivisione per diversi punti, ma altrettanto evidente una divisione per quanto riguarda l'inchiesta CheU. La nostra relazione è similare a quella di maggioranza per quanto riguarda la criminalità organizzata e le infiltrazioni mafiose in Toscana, mentre si contraddistingue per quanto riguarda l'inchiesta CheU, che è la motivazione principale che poi ci ha portato a richiedere questa commissione. Ancora diverse domande senza risposta, però ho voluto guardare avanti e quindi ho voluto proporre una serie di attività, una serie di interventi e dal punto di vista amministrativo per cercare di evitare che tutto ciò si possa ripetere. All'interno dei nostri ordini del giorno chiediamo il potenziamento di ARPAT, chiediamo una commissione, che è già la commissione esistente di garanzia e controllo, che possa occuparsi anche del tema della legalità, chiediamo il potenziamento del fondo antiusura, chiediamo poi che quando si presentano emendamenti in consiglio regionale, soprattutto su tematiche delicate come quella dei rifiuti, ci siano i tecnici della regione a garantire la procedura della presentazione dell'emendamento e ciò che sta scritto al suo interno, e poi chiediamo che nel momento in cui ci siano delle impugnative di fronte del governo su una serie di leggi votate dal Consiglio regionale, che sia lo stesso Consiglio regionale a decidere se impugnare oppure no tale legge. Per quanto riguarda l'emendamento, sì, le posizioni sono diverse dal giorno in cui è scoppiata l'inchiesta, perché noi continuiamo a sostenere che in quell'emendamento, e lo ha detto anche un avvocato, che fosse, e lo è tuttora, un chiaro tentativo lobbistico per avvantaggiare qualcuno rispetto a qualcun altro. Non c'è nessun riscontro che quell'emendamento abbia avuto una conseguenza rispetto all'indagine del CheU. Io ricordo solamente due date: l'indagine è partita da ARPAT nel 2017, l'emendamento è stato approvato nel 2020, mai applicato perché non è stato necessario applicarlo. In quel momento non c'erano i tempi tecnici per tornare in aula per modificare la legge, perché eravamo a fine legislatura, e questo è il motivo per cui si è opposto la giunta rispetto a quel ricorso che veniva fatto. Perché abbiamo rimosso l'emendamento? Abbiamo rimosso l'emendamento perché comunque su questa legge, che è davvero innovativa, unica in Italia, che gestisce il quadro normativo che consente la gestione mista degli impianti, pendeva un potenziale ricorso da parte del Consiglio di Stato. Quindi abbiamo detto: siccome non è stato applicato, siccome non serve, siccome comunque non serve lì dentro, lo togliamo, così evitiamo che ci venga discusso tutto l'impianto normativo. Comunque il fatto che ARPAT si è accorto che non andavano bene certi risultati, certi esami di alcuni terreni, che abbia fatto partire l'indagine, significa che insomma l'impianto normativo autorizzativo della Regione funziona. Il segnale è che la Regione deve impegnarsi per mettere in atto tutto quello che serve per dare garanzia agli imprenditori di avere un sistema legislativo, normativo, autorizzativo che li possa garantire da eventuali potenzialità di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Non siamo d'accordo sul CheU, non perché non è successo, ma non spetta al Consiglio regionale andare a inserirsi in un'indagine di una magistratura. Noi dobbiamo solo verificare che le regole che abbiamo dettato consentano di essere tanto difficile penetrare in Toscana. La relazione che abbiamo presentato come opposizioni si è tenuta il più lontano possibile e nel rispetto di tutte le persone coinvolte dalla questione giudiziaria, ma non ha potuto fare a meno di un giudizio politico molto severo, che è stato poi il medesimo che Rosy Bindi, certamente non una persona qualunque nel panorama politico, ha espresso nei confronti della politica, che troppo spesso si autoassolve ed è velocissima nel cercare delle giustificazioni e delle coperture anche alle sue azioni, che vengono pubblicamente considerate veramente nemiche di quello che è l'onore e la disciplina che ci dovrebbero caratterizzare. Questo credo che sia il messaggio principale che è emerso da questa commissione, che purtroppo non potrà dare altre risposte per dei comportamenti da parte della Giunta che non sono stati collaborativi. Spesso anticipava delle proposte che noi formulavamo all'interno delle commissioni segretate, di cui comunque loro però evidentemente avevano accesso, e c'è stata poca disponibilità ad accogliere istanze che già negli anni scorsi, con la commissione d'inchiesta sui rifiuti e discariche, il Movimento 5 Stelle aveva presentato e anche le associazioni in difesa della legalità avevano più volte presentato.
Tutto questo denota un atteggiamento, come ripeto, autoassolutorio da parte di questa maggioranza che dalla nascita della regione governa, un atteggiamento di scarsa anche responsabilità nei confronti di quella commistione tra pubblico e privato che ci ha portato a una situazione che purtroppo ha danneggiato non soltanto le istituzioni ma i cittadini, le aziende. Una situazione in cui non sembra di vedere una inversione di marcia proprio perché appare una mancata consapevolezza e un tentativo di correre ai ripari e di insabbiare la questione piuttosto che analizzarle e fare un bagno di umiltà nei confronti anche delle proprie responsabilità. Una relazione che non ha trovato un consenso unanime, con due punti di vista differenti, però un lavoro buono fatto dai colleghi della Commissione d'inchiesta che di fatto in questo periodo hanno lavorato in maniera molto attenta. C'è un tema delicato che emerge dalla discussione, quella delle infiltrazioni mafiose che ci sono ovviamente in Toscana come nel resto d'Italia e serve per contrastarle una politica che sia forte, quindi bene che il Consiglio regionale abbia affrontato questa questione, che abbia approfondito, che abbia reso trasparente l'operato della nostra regione e nel rendere trasparente l'operato della nostra regione ci ha messo e ha messo nelle condizioni tutti i consiglieri di approfondire nei dettagli quello che è stata una questione molto importante, quella del CEU, e non soltanto quello che può essere in tutte le questioni che riguardano gli appalti pubblici, soprattutto se pensiamo che arriveranno tante risorse rispetto al PNRR, è opportuno e doveroso dotarsi di anticorpi che consentano alle pubbliche amministrazioni di lavorare con tranquillità e alle aziende sane di poter lavorare nel massimo della trasparenza nella nostra regione. Parlare in aula di domande alle quali ancora non è stata data una risposta, fa capire che sul legame tra la nostra terra e la criminalità organizzata c'è ancora tanto, tanto, tanto da indagare e da scoprire. Credo inoltre che vi siano porzioni intere di territorio, penso a quella dell'Empolese con la strada regionale 429, penso a quella stessa del comparto del Cuore di Santa Croce che ancora attendono delle risposte. Perché sulla famosa strada 429 i carotaggi sono partiti da pochissimo, non ci sono ancora risposte e qui stiamo parlando di cittadini che ancora non sanno se vivono, mangiano, camminano, fanno crescere i propri figli su un terreno sopra a dei veleni o su un terreno sano. Io credo che la credibilità della politica passi nel dare una risposta certa, che può essere anche una risposta brutta, ma certa, ai cittadini. E il fatto che la Presidente della Commissione CEU, la Commissione d'Indagine sulle Infiltrazioni Mafiose, oggi in aula dica che vi sono tantissime domande a cui ancora non c'è risposta, a me lascia molto, molto, molto basito da questo punto di vista. Ed ascoltare invece la maggioranza che con nonchalance plaude a una relazione che dimostrerebbe che la Toscana è la terra dei sogni in cui la criminalità organizzata non attecchisce, secondo me è una fotografia di una terra che purtroppo non corrisponde più alla realtà. Abbiamo puntato come Forza Italia al sistema della legalità, alla prevenzione, ai percorsi all'interno delle scuole, all'educazione ai ragazzi, alla legalità, perché le criminalità organizzate, le infiltrazioni mafiose si combattono prima ancora che con la repressione o con il codice penale, con la cultura della legalità. Certo è che un elemento derimente di questa inchiesta sono le dichiarazioni del Presidente Rossi, quando ci dice testuali parole allegate alla relazione che dell'emendamento CEU si sapeva ormai da mesi, che lui era contrario. Allora la domanda è: perché il Partito Democratico ha presentato quell'emendamento? Partendo dai fatti abbiamo fatto la nostra analisi, partendo dai fatti abbiamo tirato le nostre conclusioni, partendo dai fatti chiederemo di continuare ancora soprattutto su due filoni. Il primo è bonificare finalmente i siti che sono ancora oggi inquinati, il secondo è continuare nella ricerca della verità che per noi rimane un presupposto essenziale. In Consiglio regionale si è discusso anche di MPS, dove il governatore Giani risponde ad una interrogazione posta dal vicepresidente del Consiglio Casucci sul paventato ridimensionamento del numero delle filiali della banca Monte dei Paschi di Siena in Toscana. Certo, Monte dei Paschi dovrà chiudere qualche filiale, dovrà, sostenere il percorso più accelerato per il pensionamento di maestranze, ma niente di traumatico, e invece il mantenimento in vita di quella che oggi è la banca simbolo in questa regione, la regione Toscana. Abbiamo chiesto al governatore di monitorare
concretamente e puntualmente l'attuazione del piano industriale 2022-2026 del MPS. Questo perché si va incontro a un maxi esodo di 3.500 dipendenti. Tutto questo dovrebbe avvenire entro novembre per non perdere alcuni vantaggi che hanno, come ad esempio i prepensionamenti fino a 7 anni. Siamo sinceramente preoccupati perché abbiamo dato tanto in termini di posti di lavoro anche in Toscana e non vorremmo che vi siano perdita di garanzie per quanto riguarda i lavoratori e che vi sia ulteriore aggravio per gli stessi dipendenti. Quindi occorre seguire da vicino. Il governatore ha risposto confermando l'intenzione di seguire la vicenda attraverso la direzione economia finanza e attraverso IRPET. Noi stessi seguiremo la vicenda perché siamo concretamente e veramente dalla parte dei lavoratori. No alla concessione Cosnam per 25 anni, questa la risposta del presidente della regione Gianni data al portavoce d'opposizione Landi che in aula poneva un'interrogazione in merito all'istanza di autorizzazione per la realizzazione del rigassificatore a Piombino. Landi, portavoce dell'opposizione, esponente della Lega, chiede a me qual è il cronoprogramma. In questi giorni sui giornali è apparso che la sottosegretaria della Lega, Gava, ha pubblicato quello che è il suo cronoprogramma, che prevede che a marzo la nave di rigassificazione sarà già nel porto di Piombino. Delle due l'una, o si separino, perché nello stesso partito dicono due cose totalmente diverse, o altrimenti si incontrino, così che Landi può avere risposta dalla sottosegretaria sul cronoprogramma. Io su Piombino l'ho detto in questi giorni e lo ripeto, fino a che Snam non modifica quello che è la proposta di istanza per il posizionamento del gasificatore, che finora in data 29 giugno ha formulato dicendo di chiedere l'autorizzazione per 25 anni. Formulazione per me inaccettabile, che ho rimandato al mittente, perché ho detto che 25 anni nella banchina più importante della Darsena Nord del porto di Piombino, quella nave 25 anni non ci può stare, ci può stare al massimo 2-3 anni per poter sopperire a questo periodo, il periodo di maggiore drammaticità, di emergenza da un punto di vista del gas, per in questi 2-3 anni costruire una ulteriore piattaforma offshore, come c'è a Livorno, come c'è nelle altre due piattaforme che ci sono in Italia, cioè a 10-12 chilometri dalla riva, e lì rendere stabile per il corso del periodo che arriva a 25 anni la vita del rigassificatore. Ma finché non si scioglie questo nodo preliminare in cui Snam accetta che nel porto di Piombino ci può stare al massimo 3 anni, le altre cose e il cronoprogramma per me non sono oggetti da esaminare. Si è sempre parlato di 2-3 anni nel porto e il resto fuori come offshore. Sicuramente non è accettabile che questa soluzione avvenga né nel porto di Piombino né nel Golfo di Follonica come offshore, quindi parlare di questi anni 2-3, la concessione a 25 è qualcosa che noi sappiamo già da diversi mesi. Dobbiamo affrontare la questione in maniera diversa. Gianni ascolti il territorio di Piombino, ascolti il suo partito a Piombino. Noi siamo convinti che a Piombino il rigassificatore non ci deve andare né 3 anni né 3 giorni. Una città come Piombino, che già tanto ha dato e ha pagato alla crisi industriale, alla crisi economica, alla crisi pandemica, e che oggi cerca di ripartire con quella risorsa che ha a disposizione, la prima delle risorse che ha a disposizione, cioè mare e turismo, non possa subire l'onta di una nave petroliera, metaniera, di 300 metri di lunghezza, ormeggiata per 3 anni nel porto di Piombino. Noi siamo assolutamente in linea con la battaglia che il sindaco di Piombino Ferrari sta facendo per evitare questo scempio. Ci fa piacere, questo sì, che il governatore Gianni, da essere un ultra del progetto rigassificatore a Piombino, stia ponendo delle criticità. Ho paura però che l'aver accettato il ruolo di commissario lo abbia messo in qualche maniera con le mani legate di fronte a una decisione già presa dal governo e da chi vuole quell'impianto.